ho classificato tutti gli album di Travis Scott dal migliore al peggiore. Ciao a tutti ragazzi, qui al Before the Culture, bentornati finalmente nel mio canale. È passato un bel po' dagli ultimi due video che ho fatto, promettendovi che sarei tornato a fare video. Non l'ho fatto, però questa volta è diverso. Mi sento un po' come il ragazzo che torna dall'ex, dice no, questa volta sarà tutto diverso, ma spero che sia così, perché mi è tornata voglia di fare video su YouTube. Non che prima non l'avessi, ma semplicemente ho pensato a un paio di format che secondo me potrebbero essere carini e vorrei portarli. Il primo è questo, vorrei farla diventare una serie da portare anche con più artisti, quindi scrivetemi nei commenti se vi piace questa idea, scrivetemi nei commenti soprattutto la vostra classifica degli album di Travis Scott, iscrivetevi al canale e se non volete perdervi altri contenuti come questo, vi consiglio di attivare la campanellina. Prima di partire con la classifica vera e propria, vediamo quali sono i progetti che ho deciso insomma di classificare. All Pharaoh, Days Before Rodeo, Rodeo, Birds in a Trap Scene by Mac Knight, Ancho Jack, Jack Ancho, Astroworld e Utopia. Partiamo con l'ultimo progetto. A mio malincuore, ma devo metterci Ancho Jack, Jack Ancho. Però vorrei spezzare una lancia a favore di questo album, perché è stato davvero troppo iterato. È vero, in quel periodo, parliamo del 2017, c'era un hype della Madonna su questo album, perché si pensava dovesse essere qualcosa di clamoroso. Effettivamente è uscito un progetto da 6,5, ma secondo me appunto non può ritenersi un brutto album, un flop. Semplicemente c'era un hype incredibile che poi non è stato rispettato. Tra l'altro, proprio negli ultimi mesi si era parlato di un secondo ipotetico capitolo, quindi staremo a vedere se poi questa cosa effettivamente andrà in porto. Ok, ora sono su Spotify, sto leggendo un po' la tracklist, effettivamente le hit ci sono. Se poi mi chiedete, sì, ma ad oggi quante volte te lo ascolti? Onestamente poche, però tutto sommato non è così brutto. Andiamo con il sesto posto, che io ho deciso di dare a All Pharaoh, il primo progetto di Travis Scott, uscito nel 2013, se non ricordo male, un progetto in cui sicuramente è acerbo, però la cosa interessante è che già da lì si vedeva una certa struttura, un'idea alla base di tutto, ed è questo poi che caratterizza un artista, e non è un caso che Travis Scott sia diventato quello che è oggi. Questo progetto tra l'altro è l'unico che non sta su Spotify, quindi visto che ha deciso di ricaricare Days Before Rodeo, io ti direi, Travis, perché non carichiamo anche questo, giusto per fare qualche numero in più. Vado a prendere la tracklist perché in questo caso non me la ricordo. No, c'aveva un paio di brani questo album clamorosi. Ah beh, ovviamente Upper Elcheon, cioè incredibile che questa traccia sia del 2013, quasi me l'ero scordata. Addirittura c'era la prima Quintana featuring Whale, quindi assurdo. E Hell of a Night, che secondo me è una canzone allucinante. Tra l'altro, stesso titolo, che è una reference a quella di Kanye West, o Ye, che dir si voglia. No, bugia, lui ha detto di chiamarlo Ye, quindi chiamiamolo Ye, che è Hell of a Life, e quindi questa è un'altra chicca molto carina. Quindi il sesto posto è andato, entriamo nella top 5, qua iniziamo un attimo a giocare col fuoco, perché sono tutti progetti belli. Io vi farò incazzare adesso, perché sicuramente qualcuno mi bestemmierà, però io al quinto posto metto Astroworld, e so che molti di voi lo ritengono il miglior lavoro di Travis Scott e quant'altro, ma a me onestamente è un progetto che non è che abbia fatto impazzire così tanto. Chiariamo una cosa, non è un brutto lavoro, assolutamente non si può mai dire una cosa del genere, ma è un lavoro che secondo me è stato overrated da fare schifo. Ho le mie motivazioni, ora in parte ve le dico. Essenzialmente, per quanto mi riguarda, un Travis Scott che sicuramente, come dire, più mainstream, più commerciale, questa cosa in parte l'ho apprezzata, in parte di meno, ma quello che non mi è veramente piaciuto di questo album sono stati i testi. E ora tu dirai, che cazzo ascolti Travis Scott per i testi? Boh, in parte sì, perché comunque sa scrivere. Il discorso è che, per quanto mi riguarda, io sono molto fanboy di Travis Scott e molto legato al Travis Scott vecchio, però in questo album ci ho visto troppo nuovo, ci ho visto un Travis che neanche parla di droghe. Non che bisogna per forza parlare di droghe, perché poi si cresce nella vita, si può parlare anche di altro, ci mancherebbe altro, però non ci vedo quel Travis Scott che a me ha fatto innamorare di lui come artista e che... Boh, non ditemi quello che volete, per me questo album è anche un album che con il tempo è invecchiato un po' peggio. Cioè, secondo me ad oggi suona più recente alcuni suoi album vecchi. Ti cito anche un Days Before Rodeo, che mo è stato caricato 10 anni dopo. Per certi versi ha dei suoni, delle caratteristiche che lo fanno suonare più recente di un album come Astroworld, che invece è uscito 6 anni fa, 2018. Questo è il mio parere, se voi lo mettete primo nella vostra classifica io vi rispetto, però non mi cagate il cazzo, sto nel mio canale e faccio la classifica come voglio io, perché ovviamente è anche fatta in base ai miei gusti, anzi soprattutto in base ai miei gusti. Quarto posto, e vabbè, non ho dubbi su questo, perché ci devo mettere Birds in a Trap Scene by Mac Knight, che è un lavoro che sicuramente è stato apprezzato, secondo me un po' underrated, perché per esempio preferisco molto di più un progetto come questo rispetto ad Astroworld, ma proprio ad occhi chiusi. Ed è questo il discorso quando vi dico che secondo me un lavoro come questo suona un po' più recente. In questo album ci sono veramente tante chicche, vi giuro, ci sono poche canzoni brutte, e mi viene in mente Pick Up the Phone, ovviamente
immediatamente mi viene in mente Goosebumps, forse la prima canzone di Travis Scott hit totale che ha spaccato ogni tipo di classifica. Tra l'altro mi sa che recentemente ha fatto disco di diamante e sta cosa è allucinante, ma anche Through the Late Night con Kid Cudi, Coordinate, l'intro dance con Andre 3000, cioè questo album ha canzoni allucinanti, io ci sono un sacco legato, lo metto al quarto posto nella mia classifica, mi dispiace per voi. Piccolo briefing, sono rimaste 3 posizioni, quindi ora iniziamo con la top 3 e sono rimasti Days Before Rodeo, Rodeo e Utopia. Io il terzo posto lo do a Utopia. Perché? È un album, uscito il più recente ovviamente, che a me è piaciuto tantissimo. Perché? Perché a differenza di un Astral in cui ho fatto un po' fatica a riconoscere Travis Scott, qui invece mi è piaciuto tanto il fatto che lui abbia fatto un piccolo salto al passato, però senza bloccarsi, cioè comunque è un artista cresciuto, ok? Quindi non è che ha ripreso uno stile vecchio per fare le cose che faceva prima e basta. Ha ripreso quelle sonorità un po' più dark, un po' più scure, comunque è un Travis Scott totalmente diverso perché sono passati anni, 10 anni sono passati praticamente dai suoi inizi musicali, anche di più. Una maturità musicale c'è ed è anche evidente, e per quanto mi riguarda ha un suono che mi piace di più e che voglio ascoltare da Travis Scott. Comunque, io sono andato al concerto anche a Roma, al Circo Massimo, ed è stato fuori di testa. Io non mi capacito di chi dice che Travis Scott non sia un buon performancer, cioè per me è una puttanata, perché il concerto che ho visto io ha cantato parola per parola, mentre gridava, mentre gasava il pubblico, cioè porca troia, io ma come cazzo fate a dire una cosa del genere? Vabbè, comunque, tralasciando le varie Meltdown con Drake, questo album ha anche una serie di chicche, Circus Maximus con The Weeknd e Swae Lee, Lost Forever con West Side Gun, un leak storico di Travis Scott che è girato per anni prima di uscire. L'unica canzone veramente brutta di questo progetto è K-Pop con Bad Bunny e The Weeknd, che onestamente non mi dà di un cazzo, ma vi dico la verità, quando ogni tanto parte a una serata e stai un po' ubriaco, hai bevuto una cosa eccetera eccetera, ha anche il suo piacere ascoltarla, non lo nego questo, però secondo me non c'entra un cazzo con il resto del progetto, e soprattutto ha rovinato, cioè è l'unica canzone di The Weeknd e Travis Scott che non sia una hit totale, quindi ha rovinato questa streak. È l'unico veramente neo di questo album, perché per il resto mi è piaciuto tantissimo. Forse anche del resto Echoes con Beyoncé non è che mi abbia fatto impazzire, però ci sta. Per il resto questo album io ci sono molto legato e mi è piaciuto veramente tanto. Aprire il concerto con Iena, vi assicuro che è una cosa allucinante, perché prima parte quella voce parlata e poi succede l'opera. Secondo posto, anche qui forse qualcuno avrà da ridire, ma io ci metto Days Before Rodeo. Perché? Un semplice motivo. È un lavoro che soprattutto dopo averlo riascoltato, ora che è stato caricato su Spotify, sto registrando, perfetto, l'ho apprezzato davvero tanto, perché è bello, 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 però non ci vedo quella maturità musicale che invece c'è in Rodeo, e ora parleremo anche di quello. Comunque, album assurdo, 12 tracce, probabilmente quelle scartate da Rodeo, mi viene da pensare, e qui c'è forse la prima traccia di Travis Scott che mi ha fatto veramente innamorare di lui come artista, e Drag You Should Try, ma anche Mamacita, Rest in Peace, Rich Homie Quan. Ce ne sono tante anche in questo caso, Quintana 2, Basement Freestyle, Skyfall con Young Thug, scusa perché non l'ho detta solo adesso, non lo so, comunque album che nel mio cuore ed è veramente clamoroso. Primo posto, l'avete già intuito, Rodeo. Possiamo parlare per ore di Rodeo perché secondo me è uno degli album hip hop più belli che almeno io personalmente abbia ascoltato. Poi magari non ci capisco un cazzo di musica e ci sta, però a me Rodeo piace veramente tanto. Lì c'è il Travis Scott che mi piace, il suo sound oscuro e i riferimenti alle droghe, per me quello è Travis. Volevo riprendere la tracklist perché vabbè, Oh My Decide con Quavo, vabbè 3500 con Future and 2 Chainz, Crazy, Pray for Love con The Weeknd, mamma mia quante ce ne stanno, Marie I'm Drunk, no, robe fuori di testa, sto album è clamoroso. Vedete, rispetto a Utopia, questo album ne ha 16 su 16, forse Fly Night è l'unica canzone, mamma sto a pezzare, che non mi fa impazzire, ma non è che è brutta, cioè alla fine c'ha il suo perché, magari l'avrei tolta, ma cioè questo album è clamoroso. In realtà dalla critica questo progetto poi non è che sia stato amato, ma secondo me per un semplice motivo, ovvero il fatto che si dice che dietro in realtà a livello di struttura e quant'altro non ci sia proprio Travis Scott ma Kanye West, perché lo sappiamo che lui insieme a Kid Cudi è stato un po' il suo mentore, e molti pensano che in questo album ci sia molto lo zampino di Kanye, a differenza magari di un Astroworld oppure di un Utopia. Però magari ecco, non è un progetto che ha ideato, ha realizzato, ha strutturato al 100% Travis, però posso dire una cosa, se
se è vero che è così, si sente il tocco di yeah, perché comunque è allucinante. La classifica è finita, abbiamo 15 minuti di video, vediamo come uscirà. Io innanzitutto vi chiedo scusa per l'assenza, spero di tornare con diversi video più frequenti, io vi giuro che mi ci impegnerò. Il prossimo episodio c'ho già l'artista in mente, vediamo se lo indovinate nei commenti. Scrivetemi anche che genere di video vi piacerebbe vedere miei. Spesso mi chiedete delle reaction, non so se torneranno come un tempo, però vorrei fare un po' di video informazioni, un po' come faccio su TikTok. Ovviamente io vi rinnovo il mio invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace, condividete il video, perché no, se vi è piaciuto. Noi ci vediamo ad un altro video che spero sia davvero presto, lo spero. Grazie per il supporto in tutti questi anni, perché magari non lo dico spesso, ma per me è fondamentale. Siamo cresciuti tantissimo su Instagram, su TikTok, anche qui su YouTube grazie agli shorts. Ciao.